Oggi vediamo un'altra mossa che serve a connettere, ma anche in certe situazioni a catturare. Ed è uno proprio dei tessuti fondamentali. Allora, partiamo dalla posizione che è il risultato di una variante di un Giudizecchi. Quello che nasce con il cosiddetto salto dell'elefante. Che si chiama così perché è la mossa che fa l'elefante, un pezzo degli scacchi cinesi. A dimostrazione che alle volte il triangolo vuoto si gioca, perché funziona, questo è Giudizecchi. E Giudizecchi si conclude con bianco che allunga lì. Se bianco non allunga, incorre in una grossa perdita, perché ha interrotto Giudizecchi nel punto sbagliato, quello peggiore che vanifica un po' tutto quello che è stato fatto finora. E sostanzialmente cosa succede? Succede che Nero riesce a collegare questa pietra a queste. Provate a pensare un attimo a come è possibile. Non è semplicissimo, però pensateci un attimo e poi dopo vediamo qual è la mossa. Vediamo. Allora, non si inizia subito col tessugi, però ci sono un paio di mosse di preparazione. Se bianco vuole impedire che nero colleghi questa, è chiaro che a questo Atari deve reagire, altrimenti nero cattura e non ha più nessuna importanza che colleghi là. Tra l'altro, se nero catturasse, queste pietre bianche non valgono più nulla, è tutto vanificato. Per cui bianco scende, nero lo insegue, per la stessa ragione bianco deve, di prima bianco deve scappare, perché sennò adesso se ne farebbe catturare due, che è peggio ancora che una. E adesso nero va a collegare con queste. Adesso dovrebbe essere un po' più semplice capire come si fa. Provate a pensarci ancora. Questo è una possibilità. E questo. Iniziamo da questa. Questa non funziona. Perché non funziona? Perché Se c'è questa risposta, il nero deve chiudersi e il bianco collega. bianco collega. Ok. Se per caso invece nero qui tagliasse, suggerisco io bianco da tagliare, no scusate, bianco cattura e nero non può dare questo attacco. Quindi questa non funziona. C'è quest'altra, anche questa. Se bianco vuole evitare che nero colleghi, deve Deve scendere. scendere dritto. E adesso? Adesso la nero taglia sopra. Dove? E bianco non può dare a tari qui e non fa in tempo ad arrivare a catturare di là. Questa mossa in diagonale è quella che spesso vince le battaglie, perché per esempio se toccasse a bianco in questa situazione, giocando la stessa identica mossa, è bianco che cattura nero, perché adesso è nero a non poter dare a tari di qua, se anche scendesse, bianco lo va a catturare da fuori. Per cui
la mossa in diagonale, bianca o nera, la diagonale sulla prima linea è spesso il tesugi risolutivo di questo tipo di battaglie.